Ho scelto di fare il medico per diversi motivi, non c'è un motivo unico. In primis perché sicuramente volevo sentirmi utile a qualcuno e essere utile per gli altri. E questa è sempre stata una sfida che mi ha accompagnato. Dovevo trovare un po' il mio posto nel mondo e l'unica cosa che mi sentivo di fare, che fosse nelle mie corde, era di fare il medico. Ma di cose particolari ce ne sono tante, nel senso che oltre a fare il medico, io sono un oncologo e quindi proprio per questo motivo l'arricchimento che mi danno le persone che vedo e che incontro tutti i giorni è impagabile. Sicuramente quello che mi ha colpito di più e che mi porto nel cuore è la storia di una ragazza di colore che conosco, che è una mia paziente dal 2014, quindi sono 10 anni, che ha messo la foto mia e sua con il suo bambino, che è nato durante questo iter di cure, nella camera del figlio, per ricordargli un momento importante della sua vita, che è stato il nascere con una mamma malata, ma che ancora vive, che sta bene. All'inizio è stato disarmante, nel senso che credo che ci siamo sentiti molto soli, anche un pochino abbandonati. Poi in realtà abbiamo fatto, secondo me, molto squadra tra di noi e quindi siamo riusciti ad affrontare, anche parlando, condividendo con i colleghi, un percorso che sicuramente è stato all'inizio molto difficile. Ricordo ancora i primi giorni in cui venivo al lavoro, avevo io i ragazzi a casa, mio marito a casa, ed ero l'unica ad uscire di casa e per strada non c'era nessuno. Ed è stato difficile, mi sembrava, so che è un paragone che non regge, però ancora come se fosse una guerra. E poi in realtà con l'aiuto dei colleghi, con l'aiuto delle persone con cui ho condiviso quei momenti sono passati, per fortuna. Ma io credo di voler essere un bravo medico, di essere presente per i miei pazienti. Non riesco purtroppo a dare loro tutte le risposte alle domande che mi fanno, però almeno ad aiutarli. Vorrei essere in grado di aiutarli ad affrontare nel migliore dei modi il loro percorso. Oh, così faccio veramente molta, molta, molta fatica. Anche perché sono influenzata dalle frasi e dalle parole, che magari mi sono riecheggiate nelle ultime settimane, quindi faccio fatica ad esprimermi in una parola sola. Sicuramente forse la parola che più mi rappresenta è complessità in questo momento.